Un cordiale ben ritrovati per questa edizione del TG6 e delle 14. Apriamo parlando e occupandoci di quelle che sono i quadri internazionali e come si riflettono in Abruzzo, e quindi parliamo dell'accoglienza dei profughi ucraini nella nostra regione. Sono tantissimi quelli che sono giunti in Abruzzo e tra loro ci sono anche tanti bambini. Per questo la Regione Abruzzo, unitamente all'Ufficio Scolastico Regionale, sta mettendo in campo tutte le misure idonee per rendere agevole l'ingresso nelle scuole. Stefano Recanati. L'Abruzzo da 3 settimane ormai ha dato grande dimostrazione di cuore, di accoglienza soprattutto. Ecco, c'è la possibilità che i bambini possano essere già inseriti all'interno del sistema Abruzzo mandandoli a scuola. Sì, l'assessore competente, Quaresimale, sta facendo le riunioni con gli uffici scolastici regionali, con le prefetture e con il Tribunale dei Minori proprio per favorire questa integrazione. D'altronde i bambini che sono arrivati, a cominciare da quelli di Cerchio e poi San Benedetto dei Marsi e tante altre città che hanno cominciato ad ospitare bambini, sono purtroppo spesso anche bambini orfani. Alcuni avevano già delle pratiche di adozione in corso e si sono, diciamo, i genitori e le associazioni che curavano queste pratiche opportunamente si sono sbrigate ad andarli a prendere al confine con l'Ucraina proprio per evitare una loro triste fine e poter perfezionare questo passaggio. Ecco, l'Abruzzo che veniva negli anni da tante disgrazie, tante catastrofi, si è sempre rialzata, si è rialzata dai terremoti, anche dalla pandemia. Si aspettava questo grande cuore degli abruzzesi anche rispetto a vicende che arrivano fuori dalla nazione. Ma non c'era alcun dubbio, anche se fa sempre piacere scoprirlo ogni volta, però non c'era alcun dubbio che di fronte a una tragedia immane, a un esodo biblico di questo genere, ci sarebbe stata una grande risposta. Noi abbiamo detto sin da subito, anche all'ingegner Curcio, al capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che siamo pronti e ci faremo trovare pronti. Se l'afflusso di profughi dovesse proseguire e dovessimo avere difficoltà, non solo in Abruzzo, in tutta Italia, diciamo, a trovare un'immediata sistemazione dignitosa negli alloggi, noi siamo pronti in 24 ore a realizzare tendopoli e centri di smistamento, a cominciare dall'interporto di Avezzano, come abbiamo fatto con i profughi dell'Afghanistan, che anche lì nel giro di pochi giorni arrivarono migliaia e migliaia di persone portate con un ponte aereo. Non c'era una immediata disponibilità di alloggi e di sistemazione per poterli, diciamo, in qualche maniera distribuire per l'Italia. Ricorderete che Avezzano ne accolse diverse migliaia per una settimana o due, fino a quando poi, diciamo, le strutture dello Stato e le prefetture hanno in qualche maniera distribuito queste persone sul territorio nazionale. Quindi l'Abruzzo è sempre. Questo è il piano di accoglienza da parte della Regione Abruzzo. Intanto prosegue l'arrivo dei profughi ucraini anche a Pescara, dove l'amministrazione comunale ha messo a punto un programma di accoglienza per gestire i 400 arrivi fino ad oggi in città. Paolo Renzetti. Prosegue anche a Pescara l'arrivo degli ucraini dal paese martoriato dalla guerra, amministrazione comunale che continua a lavorare quotidianamente per l'accoglienza, sindaco. Sì, ci siamo organizzati velocemente anche mutuando l'esperienza della pandemia e quindi dell'organizzazione utilizzata. Abbiamo attrezzato nell'ex stazione ferroviaria di Porta Nuova un centro di accoglienza dove i profughi che arrivano, per la maggior parte bambini, donne e anziani, vengono visitati, rifocillati, accolti, per poi sistemarli negli alberghi che abbiamo reperito attraverso convenzioni dirette. Mi sembra che la cosa stia funzionando benissimo. Purtroppo questo dramma che stiamo vivendo tutti comporta oggi, ma comporterà anche domani, l'arrivo di tanti profughi, soprattutto bambini. Oggi ce ne sono oltre 400 a Pescara e dobbiamo anche ospitarli nelle nostre scuole, nei nostri impianti sportivi. Le associazioni si stanno mettendo a disposizione per fare in modo che questi bambini che vengono dalla guerra, che hanno dovuto abbandonare i loro luoghi di infanzia, i loro legami, possano trovare la giusta accoglienza e anche affetto e attenzione. Quindi le associazioni sportive si stanno organizzando.
Devo dire che l'idea è partita dalla Curi Delfino, ma adesso ci sono anche altre associazioni. Per quanto riguarda le scuole, siamo in contatto costante con le direzioni didattiche e con loro stiamo organizzando questa accoglienza, perché poi ci sarà necessità di avere interpreti, traduttori, tutto quello che possiamo fare lo faremo, lo stiamo facendo. Siamo passati dall'emergenza sanitaria ad un'emergenza umanitaria, un'emergenza sociale, e noi diamo tutto il nostro contributo, il comune è il front office, siamo in prima linea. Voltiamo pagina, lunedì 21 marzo sarà il terzo appuntamento per l'Abruzzo all'Expo di Dubai 2021. Protagoniste del terzo atto, 26 imprese aderenti alla manifestazione di interesse indetta dall'ARAP. Stefano Recanati. Dopo il successo all'interno di AgriFood, l'Abruzzo ancora protagonista all'Expo Dubai 2021. Gli appuntamenti del 14 e 15 marzo hanno sancito come la nostra regione abbia fatto passi decisivi verso la filiera dell'idrogeno. Tutto questo grazie ad ARAP, braccio operativo della regione nella mission di Dubai, che sta partecipando anche a due bandi ministeriali che mettono a disposizione risorse per la produzione della componentistica necessaria allo sviluppo dell'idrogeno verde. Dobbiamo dare servizi a valore aggiunto, servizi innovativi, e soprattutto dobbiamo essere promotori di un sistema, di un approccio sistemico, essere catalizzatori di tutti gli operatori economici per far sì che si inizi a pensare sul tema del momento, quello della sostenibilità, ma quella dell'efficienza energetica, perché su quello noi giochiamo tutta la partita della sopravvivenza, non tanto della competitività. Iniziare a pensare a un sistema, ad esempio, che riguarda la fornitura dell'energia e quindi a un sistema di comunità energetica, ma iniziare a pensare anche a progetti in cui l'energia si produce e viene consumata sul territorio. Non solo eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche quindi, ma anche grande attenzione a quelle che sono le eccellenze industriali della nostra terra. L'Abruzzo negli anni è diventato un modello di sostenibilità invidiata all'interno della nostra nazione, non solo grazie alla propria capacità di far coesistere poli industriali e tre parchi nazionali. Ringraziando il Dio, noi abbiamo un sistema automotive che rappresenta il 55% del l'export regionale, che oggi, nonostante i tanti problemi che attanagliano questo settore, riesce ancora a stare in piedi. Allo stesso tempo i nostri parchi rappresentano sicuramente una fonte di attrazione turistica che stiamo cercando di valorizzare quotidianamente. Dal 21 al 23 marzo a Dubai i protagonisti saranno ora le aziende interessate all'internazionalizzazione. L'obiettivo? Quello di instaurare, attraverso la collaborazione con la Camera di Commercio di Dubai, un filo diretto tra imprese emiratine e il territorio della regione Abruzzo. È la parte più complicata, ma anche la parte più bella. ARAP ha fatto una selezione, prima con un marchio scientifico attraverso la collaborazione con istituti universitari, perché voleva uno spaccato delle necessità di tutte le aziende. Era uno spaccato che non serve solo per Dubai o per l'internazionalizzazione, ma serve per capire cosa serve alle aziende. Ed ora un tuffo indietro nella storia. Gli studiosi già dall'Ottocento ne parlavano e nei giorni scorsi è stata riportata alla luce. Stiamo parlando della cisterna di epoca imperiale, riemersa durante l'ultima fase degli scavi di archeologia preventiva condotti in piazza San Giustino a Chieti. Scavi che sono serviti a capire cosa c'è sotto la pavimentazione. I tanti ritrovamenti intanto di questi scavi archeologici raccontano il ruolo di riferimento dell'antica Teate per i Maruccini. Un'ennesima scoperta archeologica in piazza San Giustino, una cisterna del secondo secolo d.C. che è l'ennesimo ritrovamento archeologico di questa piazza, che ha anche un grande valore storico. Certo, è una cisterna che viene a comporre il quadro e dell'uso che nel tempo è stato fatto della piazza, cioè di questo spazio che alla fine è diventato una piazza, alla fine di 2000 anni di storia, ma che un tempo era abitato in varie forme, dall'uso funerario nel IV secolo a.C., poi all'uso forse residenziale, abbiamo trovato mosaici e insomma una struttura edilizia piuttosto importante. Era un deposito, era un serbatoio idrico e quindi serviva alla città per appunto per l'uso dell'acqua, ma è particolarissima perché è grande, è molto grande, è realizzata in mattoni e quindi in tecnica laterizia.
Con la scoperta di questa cisterna idrica del secondo secolo d.C. di fatto si concludono gli scavi in piazza San Giustino per studiare e capire cosa c'era sotto questo colle Gallo e poi procedere naturalmente alla restituzione di questa piazza alla città di Chieti. È stato un anno di scoperte e di accertamenti molto interessanti e significativi, di cui renderemo conto in un altro momento, ma adesso dobbiamo chiudere perché abbiamo riportato tutti quelli che erano i dati che potevano avere un interesse per arricchire la conoscenza del Colle Gallo e abbiamo avuto diverse scoperte interessanti, ma il progetto è quello di restituire alla città una piazza. C'è in progetto anche un centro di documentazione? Assolutamente sì, sotto la sede del comune ci sono dei locali che sono stati individuati congiuntamente dal comune e dalla soprintendenza come adeguati per realizzare un centro di documentazione sulla vita nei secoli di questo luogo, del Colle Gallo, che ci ha dimostrato di parlare tante lingue dall'età preromana fino all'Ottocento. Entro aprile la piazza verrà ricoperta per consentire il passaggio della processione del Venerdì Santo. A maggio poi inizieranno i lavori di pavimentazione che consentiranno alla piazza di essere di nuovo fruibile per la metà di agosto. Una volta terminati i lavori e finito il distanziamento Covid, potrà contenere fino a 1400 persone sedute, il che ne farà una seconda arena dopo la Civitella per gli eventi a Chieti. Carenza di organico ormai inaccettabile al Tribunale di Teramo, dove per definire una causa civile si impiegano anche 1000 giorni. L'Ordine degli Avvocati di Teramo ha scelto l'astensione dalle udienze per la giornata odierna come segnale di forte protesta. Tania Bonici Castelli. Giornata di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore civile e penale degli avvocati iscritti al Foro di Teramo. Sono circa 1200 i professionisti che hanno aderito allo stato di agitazione, in pratica la totalità. Le motivazioni riguardano gli annosi problemi di carenza di organico in tribunale. Nel presidio di Teramo pendono ancora i 2/3 dell'arretrato dell'intero distretto. Vi è il maggior tasso di turnover di magistrati in uscita, c'è il maggior numero di procedimenti iscritti da più di 10 anni e i tempi per definire una causa civile superano i 1000 giorni. Un record negativo in Abruzzo, fortemente preoccupato il presidente dell'Ordine Forense Antonio Lessiani. Il rischio è che di qui a qualche anno si verifichi una tempesta perfetta, per esempio adesso siamo il tribunale più grande d'Abruzzo insieme a Pescara, con la soppressione dei tribunali minori che è stata prorogata di un anno, cioè Lanciano, Avezzano, Sulmona e Vasto, rischiamo di diventare forse il più piccolo e quindi io mi chiedo se a fronte di questo, a fronte degli investimenti che saranno necessari anche sulla struttura, che è assolutamente inadeguata, se la scelta sarà quella che è stata fatta ad esempio per la Camera di Commercio, per la Banca d'Italia, per le altre banche sul territorio, cioè verremo accorpati a Pescara o all'Aquila, considerando anche quello che è già avvenuto per i collegi elettorali. Quindi noi come Ordine abbiamo il dovere di lanciare questo grido di allarme che già è stato raccolto, devo dire, da tutte le nostre rappresentanze politiche locali ed anche nazionali e spero che questo riuscirà a dare i suoi frutti. Attualmente il Tribunale di Teramo nel settore penale può contare solo su 2 magistrati giudicanti. È chiaro che la situazione si presenti particolarmente critica, soprattutto per i cittadini che aspettano giustizia. Attualmente in sede dibattimentale noi possiamo contare su 2 giudici togati, quindi una delle 2 udienze dibattimentali è ormai saltata da mesi. I ruoli monocratici sono ridotti a 2. Pensiamo in queste condizioni che noi abbiamo anche la sfortuna di dover celebrare i processi di competenza della Corte d'Assise necessariamente al dibattimento. Un processo di Corte d'Assise toccherà ai soli 2 giudici che abbiamo, oltre a quelli popolari, richiede per la sua celebrazione tempi lunghissimi. E dopo lo stato d'agitazione la marineria pescarese è tornata in mare con tanti punti interrogativi sul futuro e intanto nel capoluogo adriatico il prezzo del pesce sulle tavole non sale.
La marineria pescarese è tornata in mare. Dopo la sospensione dello stato di agitazione, i pescherecci hanno tolto gli ormeggi. Restano irrisolti però tutti i problemi che stanno causando un grave danno economico alla marineria, ormai alle prese con una situazione economica insostenibile. Il caro gasolio è solo l'ultimo scoglio da superare dopo 2 anni di pandemia e la problematica dei bassi fondali del porto. Problema che siamo rimasti come Abruzzo isolati da tutto il resto d'Italia perché hanno ripreso domenica notte il mare. Noi in maniera democratica, io ho convocato una riunione con tutte le marinerie abruzzese, abbiamo deciso di tornare in mare perché è stata proprio una forzatura, perché i commercianti stanno andando pure alle altre regioni ad acquistare quel poco di pesce che si trovava, quindi ci siamo trovati, oltre a danno la BEF, che pure i commercianti giustamente hanno le loro attività, stanno andando via, ma non è cambiato assolutamente niente e quindi siamo in fase allo sbando. In prospettiva che cosa potrebbe accadere? Ci potrebbe essere un abbassamento dei prezzi del carburante, almeno questo? Ma non lo so, guarda, è troppo facile a dire abbassamento. Questi non sanno cosa fare, la realtà è questa, è inutile che ci giriamo attorno ai favoletti. Io so che l'USEDICE, ogni azienda deve andare con me, piove o c'è il sole. Questi qua non si rendono conto che non è più sostenibile fare attività in questo modo qua. Quindi pure l'Europa, che tanto si parla di questa Europa, ogni volta per trovare qualcosa bisogna avere sempre il morto. Questa è la realtà. Qua ogni cosa, pure se l'ente locale ci vuole dare una mano, la regione ci sta vicino, però ogni cosa è un passaggio europeo, c'è una burocrazia, una lentezza che tu praticamente non ce l'hai. Ti ripeto, io ho i dipendenti, a fine mese li devi pagare, quindi che gli vado a dire? Aspetto che l'Europa sta facendo l'emendamento. Ogni cosa è un no, quindi che rivedono le regole europee in tutto, non solo per il lavoro, in tutto, perché qui stanno dietro di 1000 anni luce, voglia che dicono Europa, Europa. Io non è che sto contro l'Europa, ma questa è un'Europa falsa. Per chiudere, il pesce, diciamo, il prezzo del pesce ad oggi qual è, com'è? Non è cambiato nulla, perché il potere d'acquisto delle famiglie a terra, anzi, si è abbassato di nuovo, perché la scala mobile non esiste, lo dipendente guadagna sempre lo stesso. Qua l'unico che non me la vogliono male, chi è che sta bene? Sono tutti gli statali, perché è inutile che si lamentano, perché almeno nella disgrazia loro a fine mese lo stipendio ce l'hanno sempre. Questa è la realtà di questo paese. Partirà a breve a Pescara la nuova campagna oncologica della LILT, la Lega Italiana contro i Tumori, che si terrà dal 19 al 27 marzo. Professor Lombardo, torna l'appuntamento principe della LILT, la settimana della prevenzione oncologica. Più che mai oggi, dopo 2 anni di pandemia, è importante fare prevenzione. Lei ha centrato con questa domanda il problema. Abbiamo osservato durante questo periodo di pandemia una riduzione delle attività di prevenzione su tutto il territorio nazionale e questo ha comportato e comporterà soprattutto per il prossimo futuro un ritardo sulla diagnostica che a sua volta porterà alla impossibilità di curare in maniera preventiva i tumori. Si prevede che già ci sia un 30% di diagnosi tardive e quindi una riduzione importante delle guarigioni. Questo è gravissimo sotto questo aspetto, che se si pensa che ogni anno ci sono 180.000 morti per tumore e che ogni giorno si ammalano di tumore 1000 persone, significa che la quota che non guarirà aumenterà e il Servizio Sanitario Nazionale sarà sottoposto a uno stress ulteriore perché avrà necessità di più medici, più infermieri e più posti letto. E in chiusura un momento di colore, si è svolta domenica scorsa al ristorante Schiavone & Co. di San Buceto il Porchetta Day, gara gastronomica per esperti del settore, un evento che ha valorizzato una delle prelibatezze della cucina italiana.
A presiedere la giuria di Porchetta Day al ristorante Schiavone Co di San Buceto, il presidente dell'Accademia Italiana della Cucina sezione Pescara Ternum, il dottor Giuseppe Di Giovacchino. Che esperienza è stata per la prima volta che si parla di porchetta in un certo modo? Ma oddio, la degustazione della porchetta è abbinata soprattutto, diciamo, alle feste paesane e, che devo dire, alle fiere, alle sagre. Sinceramente invece questa sera si è voluto dare l'importanza che merita, cioè in pratica quella dignità che diciamo, non sempre gli è stata riconosciuta, quindi come piatto diciamo che benissimo può essere anche un monopiatto, cioè una monopresentazione anche nell'ambito di una cena. L'importante è proprio, diciamo, l'abbinamento, e stasera abbiamo visto degli abbinamenti veramente diciamo, eccellenti, e soprattutto chiaramente le verdure, gli ortaggi. Devo dire che sinceramente stasera abbiamo potuto degustare tanti tipi di porchetta, ognuno diversa per il tipo di preparazione, quindi chiaramente anche di farcitura. E poi, ripeto, anche il discorso, l'importanza diciamo, della presentazione. E, la cosa bella è aver visto diciamo, che le porchette veramente erano state cotte a dovere, e c'era quello spazio aereo tra la carne e la crosta. La crosta è quasi sempre stata friabile, anche se diciamo, chiaramente fragrante e tutto, però ecco, devo dire che diciamo, tutte quante hanno avuto un pregio questa sera, tant'è vero sono state premiate tutte. E siamo alla pagina dello sport. L'ottima partita contro il Cesena ha confermato i progressi del Pescara in questa fase di stagione. In attesa del derby, i biancazzurri di Auteri hanno messo a segno 5 punti in più rispetto al calendario dell'andata. Andrea Costantini. Un Pescara diverso, più convincente e forte di una identità che sembra finalmente arrivata. Lo scontro diretto con il Cesena ne ha dato piena conferma. Contro quella che da inizio anno è la terza forza del campionato, il Pescara ha sciorinato una delle migliori prove stagionali, forse la migliore in assoluto, nella quale ha concesso il minimo indispensabile, ha creato tanto ed ha avuto l'unico torto di non chiudere anzitempo la partita. Che sia un Pescara con più certezze lo ha affermato chiaramente anche il match winner Mirko Drudi. Ma sì, con il cambio di modulo abbiamo trovato finalmente il nostro equilibrio, dove riusciamo a esprimerci al meglio un po' tutti. Ecco. Penso che la squadra stia facendo molto bene nelle ultime partite, stia anche giocando secondo me un buon calcio. Niente, bisogna continuare così e cercare di migliorarsi sempre. C'è stato un momento, a cavallo della partita con la Reggiana, in cui è sembrato di rivivere il film del girone di andata. Pescara impreparato e inefficace con una big, Auteri sollecitato da presidente e DS a dei cambiamenti. Ma se queste dinamiche non hanno pagato, anzi peggiorato la situazione lo scorso novembre, questa volta è stato diverso, perché i tre centrocampisti sono stati una svolta che si è riversata anche sui numeri. Se nelle prime 13 giornate di andata il Pescara aveva collezionato 20 punti, adesso, nel medesimo intervallo, sono già 25. Un dato importante. Sarebbe però un errore pensare che i problemi siano tutti alle spalle. Appena tre giorni prima il Pescara aveva giocato una brutta partita a Olbia, ribaltata solo nel finale, anche con un pizzico di buona sorte che è mancato in altre circostanze. Questo per dire che le distrazioni sono vietate e il Pescara ha chance di terzo posto solo se fa certe prestazioni con continuità. Anche perché il Delfino deve lasciarsi alle spalle Cesena e Entella, perché con entrambe le squadre ha lo scontro diretto in parità, ma una differenza reti peggiore: Entella più 21, Cesena più 19, Pescara più 13. Senza dimenticare la spada di Damocle di un possibile deferimento che potrebbe avere un riflesso anche sulla classifica. Ora per il Pescara è tempo di derby contro un Teramo rinfrancato dal colpaccio salvezza di Fermo e che nei pochi precedenti si è dimostrato avversario scomodo, basti ricordare l'1-1 dell'andata o la vittoria di Coppa del Diavolo dello scorso novembre. Drudi ha le idee chiare su come perseguire gli obiettivi di classifica. Sì, dobbiamo continuare a vincere perché mancano sempre meno
siano partite e dobbiamo cercare di arrivare almeno al terzo posto. E poi è un derby, è una partita sentita e dobbiamo anche riscattarci un po' dalle prestazioni che abbiamo fatto all'andata in Coppa. Squadra al lavoro per preparare il derby di sabato. Auteri potrebbe rilanciare dal primo minuto Rauti al posto di un Dursi ancora deludente. In difesa torna a disposizione Veroli che si gioca il posto con Frascatore. Per il resto non ci saranno stravolgimenti. Auteri spera anche di recuperare Diambò così da avere un'arma in più per avvicendare uno dei centrocampisti in corso d'opera. Nuovo round a vuoto davanti al Tribunale Federale Nazionale per il Teramo. È stata aggiornata al prossimo 7 aprile l'udienza di primo grado relativa al deferimento subito dal club biancorosso per presunte irregolarità nella presentazione della documentazione relativa al passaggio societario dello scorso mese di novembre. La discussione davanti ai giudici di primo grado era stata inizialmente fissata al 22 febbraio per poi essere aggiornata alla data di oggi. Ora il nuovo slittamento al 7 aprile. E sul fronte campo il tecnico del Teramo Guidi spera di recuperare Pinto dopo l'affaticamento riportato a fermo. Difficile riavere Aziomanovic, così è probabile la conferma della squadra che ha espugnato il Recchioni, dove ha ritrovato un posto da titolare Davide Mordini, che ascoltiamo. Tanti duelli individuali che ti sei andato a prendere, tanti traversoni, ecco, era la spia che ci tenevate particolarmente. No, ti ripeto, la partita è stata preparata un po' come tutte le altre partite, però sai, quando poi i punti pesano così tanto ci metti quel qualcosa in più, che poi è quel qualcosa in più che ti fa fare il risultato, sia su un uno contro uno, sia su magari una lettura difensiva che dai per scontata e non la dai. Quindi sono dettagli che poi ti portano a vincere le partite. Ma guarda, le altre sotto stanno vincendo tutte, quindi mancano ancora 6 partite e è ancora tutto in discussione. Abbiamo messo un bel tassello, ma ancora è tutto da giocarsi, ci mancano, ti ripeto, 6 partite importantissime. Però l'atteggiamento è quello giusto. Con questo atteggiamento possiamo salvarci, sì. Prima hai detto che vi siete parlati, ora per quello che si può dire, com'è stato il confronto, che cosa è venuto fuori? No, ma in queste situazioni cerchi un po' di capire qual è il problema, magari ti confronti, cos'è che non è andato e soprattutto la cosa più importante è ritrovare il gruppo, perché oggi si è visto, ma al di là di chi ha giocato, anche in panchina, gli atteggiamenti, anche nel riscaldamento, un compagno che ti viene a dare una mano anche se è incazzato che non sta giocando, tutte queste piccole cose poi alla fine fanno la differenza. Senti, che invece per te personalmente che emozione è stata tornare dopo poco tempo di fatto? Sì, qui a fermo. Qua no, emozione, la partita la sentivo, ci tenevo a far bella figura anche perché poi non mi sono lasciato male con la Fermana, però venivo da un anno e mezzo dove praticamente avevo sempre giocato in un ambiente vicino casa, dove mi sono sempre trovato bene, un grandissimo rapporto anche con tutti i miei ex compagni e quindi ci tenevo molto a fare bella figura e la sentivo particolarmente. Poi sono contento della prestazione, cioè ci tenevo a far bella figura, ecco. Ora il derby. Adesso c'è il derby, sì. E si affronta come? Lo affronteremo come abbiamo fatto oggi, con tanta voglia e senza tralasciare dettagli. È tutto per questa edizione, il TG6 tornerà con l'edizione della sera alle 19. Grazie per essere stati con noi e vi ricordo che i contenuti del TG sono sempre consultabili sul canale YouTube TV6 e all'indirizzo www.tv6.it. Una buona giornata.